In questo periodo abbiamo qualche noia a livello societario in corso. Abbiamo infatti un accertamento su un immobile su cui abbiamo fatto un'operazione. L'immobile è quello di Via Sottile, ti metto, non so dove, il collegamento qua nel video così puoi andare a vedere che tipo di operazione abbiamo fatto. L'Agenzia delle Entrate sostiene che noi abbiamo pagato questo immobile troppo poco. Noi effettivamente tendiamo a pagare poco gli immobili perché comprando a saldo, stralcio, aste o facendo trattative molto forti, effettivamente può capitare che compriamo a sconto, ma su questo siamo capaci noi, insomma. Però in questo caso, curiosamente, non abbiamo l'immobile era in vendita 85 a mercato, noi abbiamo fatto un'offerta 78, quindi nemmeno il 10% di sconto. Sapevamo che il nostro investimento stava sulla rivalutazione, ero infatti in un immobile in una buona posizione, vicino al centro, in un bel contesto, un ultimo piano. Sapevamo che l'importo dei lavori comunque sarebbe stato quello di qualunque altro appartamento, tant'è che abbiamo poi concluso bene l'operazione e ti metto di nuovo il collegamento così puoi vedere l'inizio e la fine. Detto questo, abbiamo questa noia in questo momento e sappiamo benissimo che da qualche parte comunque qualcosa sul piatto dovremmo lasciarlo. Stiamo richiedendo una riduzione del valore che ci viene contestato, facendo che cosa? Andando a recuperare l'incarico di vendita che però purtroppo l'agente immobiliare non ha mai avuto perché lavorava senza esclusiva. Male. Abbiamo chiesto se riusciva ad avere a recuperare gli annunci dei portali immobiliari nella quale pubblicava la vendita degli appartamenti, ma non li ha più. Male. Siamo andati a chiedere a quel punto la proposta, siccome avevamo offerto 75 e poi abbiamo chiuso 78, abbiamo trovato quelle proposte rialzate di qualcosina che dimostrano comunque che c'è stata una trattativa proprio su quei termini. Qualcosa l'Agenzia delle Entrate ci sconterà, però dall'altra parte qualcosa ci verrà comunque sanzionato, ma soprattutto questa ricerca ci costa in termini di commercialista. Dov'è la problematica? Che noi lavorando con gli investitori in associazione di partecipazione, comunque gli utili di quell'operazione li abbiamo già distribuiti, quindi non è un problema, ce ne facciamo carico, però capiamo che, e quello che voglio trasferire è che nonostante tu vai a chiudere un'operazione distribuendo dei soldi, comunque per 5 anni possono esserci delle contestazioni o sul discorso dei lavori o da un punto di vista di agenzie delle entrate, quindi è per quello che va tenuto in considerazione questo aspetto quando fai delle operazioni immobiliari. Spero di esserti stato di aiuto, iscriviti al canale, se hai delle domande mettile qua nei commenti e io ti saluto. Ciao!